Ciao, ho fatto questo impasto con una farina di 10 cereali e un po' di integrale. Io ho usato la farina del Molino Cipolla. L'idratazione è leggermente superiore al 70%. Ho fatto la solita procedura: autolisi delle farine, girato in planetaria, ora un giro di pieghe in ciotola e poi metto a raddoppiare 4-5 ore, dipende molto dalle temperature. Eccoci, questo è l'impasto, come vedete è ben raddoppiato, sono passate 5 ore. Ora metto in farina il piano di lavoro, ci verso l'impasto e farò un giro di pieghe. Pieghe a 3, le solite pieghe a 3. Infarino un pochino anche sopra, ma pochissima, ne metto pochissima. Poi allargo l'impasto delicatamente. Sigillo bene, le pieghe bisogna spingere piano, però bisogna sigillare, altrimenti poi ci saranno quei vuoti dentro il pane. Ci sono le bolle, come vedete. Faccio piano piano, faccio attenzione a non romperle. Le bolle di lievitazione. Ok, una birlatina. E queste pieghe le farò per 2 volte prima di procedere alla formatura. L'intervallo tra l'una e l'altra è almeno di 30 minuti. Copro con la ciotola e lascio riposare. Bene, dopo i 2 giri di pieghe, procedo per formare un filone. Allargo di nuovo l'impasto. Metto un po' di semola. Anche sotto io adesso farò un filone, ma se volete potete fare anche una pagnotta. Questa è una farina composta con 10 cereali del Molino Cipolla. Dentro c'è la farina zero, c'è il farro, l'avena, il mais, orzo, segale integrale, grano duro e rimacinata. Poi ci sono semi di sesamo, lino e riso. Bene, come vedete sto formando il filone, arrotolo così piano piano in questo modo. Questa volta faccio così, io cambio, non sempre procedo in questo modo, quindi potete anche procedere diversamente. Io adesso farò così e vediamo poi come viene il filone. Ok, stringo bene con i pollici. Ok, lo pirlo un pochino e poi lo metto dentro un contenitore, un cestino, dove volete. Dove ho messo della farina, della semola rimacinata, e ho messo la carta forno questa volta. Ok, ora questo filone ha bisogno della seconda lievitazione. Allora, se voi siete riusciti a fare tutto in giornata, questo lo tenete a temperatura ambiente altre all'incirca 3 ore, 4 ore, deve raddoppiare, deve essere bello gonfio. Ma io, siccome sono arrivata la sera con tutti i passaggi, metterò questo filone in frigo, gli farò fare il riposo notturno. Naturalmente lo chiudo e lo lego dentro una busta ermetica di plastica.
Lo chiudo così con la carta forno e poi in busta. E ci vediamo domani mattina. La mattina dopo tiro fuori il mio filone, eccolo qua. Ho acceso subito il forno per portarlo a temperatura con un pentolino d'acqua. Pratico dei tagli veloci, quando il forno è pronto trasferisco con la carta forno sulla teglia calda. Eccolo qua, vedete. Dopo 20 minuti tolgo il pentolino, continuo la cottura, ultimi 10 minuti a spiffero. Naturalmente adesso non posso tagliarlo, devo aspettare che si raffreddi.